Ciao a tutti, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video della serie Ask the Geek, dove rispondo alle vostre domande. Se avete qualcosa da chiedermi, vi ricordo che potete farlo nei commenti qua sotto utilizzando l'hashtag Ask the Geek seguito dalla vostra domanda. Io vi risponderò nel prossimo video. La prima domanda di oggi è di Andrea Marinato che mi chiede: complimenti per il solito video chiaro e completo. Ti volevo chiedere se ti fosse possibile fare un video sulla differenza tra i mirini reflex e mirrorless. Grazie Andrea per l'ottima domanda e adesso per prima cosa cerchiamo di capire a grandi linee come funziona il mirino ottico di una reflex e quello elettronico di una mirrorless. In una reflex la luce entra nella lente, colpisce lo specchio, rimbalza all'interno del prisma e alla fine colpisce l'occhio. Quello che vedi è esattamente quello che hai di fronte alla lente. In una mirrorless, come dice il nome, non c'è lo specchio, quindi la luce entra nella lente, colpisce direttamente il sensore, viene poi processata e inviata a un piccolo schermino che è all'interno dell'oculare. Questo schermino è assolutamente analogo a quello che c'è sul retro della fotocamera. Questi due sistemi hanno dei vantaggi e degli svantaggi, vediamoli insieme alcuni. Il mirino ottico di una reflex ti mostra ovviamente l'immagine in tempo reale, mentre con un mirino elettronico, per quanto piccolo, c'è comunque un ritardo tra la scena che vedi nel mondo reale e quello che poi ti ritrovi all'interno dell'oculare. Questo perché l'immagine deve essere prima appunto letta dal sensore, processata e poi inviata allo schermino. Chi fotografa eventi, come ad esempio i matrimoni oppure manifestazioni sportive, tende con la tecnologia attuale a preferire i mirini ottici, perché non avendo ritardi non si rischia di perdere il momento cruciale. In una mirrorless però hai un'anteprima direttamente nel tuo mirino elettronico di come sarà l'esposizione della tua foto finale, mentre con un mirino ottico hai semplicemente l'indicazione del lago dell'esposimetro e sta quindi a te, alla tua esperienza, valutare la scena e quindi andare ad esporre la foto correttamente. Altra differenza è che un mirino elettronico ti mostra sempre al 100% quello che sta riprendendo il sensore, mentre con un mirino ottico di una reflex, a meno di non andare sui modelli professionali che hanno una copertura al 100%, con l'entry level avrai una copertura del 95-96% della scena, quindi all'interno del tuo mirino, dell'oculare, ti andrai a perdere una piccola parte della scena. L'ultimo punto che voglio toccare è la durata della batteria. Un mirino ottico ovviamente non consuma nulla per mostrarti l'immagine, mentre un mirino elettronico è comunque un piccolo schermo che va alimentato, inoltre deve alimentare il sensore e anche il processore che deve elaborare l'immagine prima di mostrartela. Ecco perché una mirrorless ha una batteria che tende a durare anche meno di quello che ti fa la batteria di una reflex. Quindi quale sistema è meglio? Beh, in realtà non esiste una risposta assoluta e dipende tutto dalle tue abitudini e dal tuo modo di scattare. Per quanto riguarda me personalmente, per il tipo di fotografia che faccio, al momento tendo a preferire un mirino ottico, ma non escludo che con l'avanzare della tecnologia in futuro non potrò passare a un mirino elettronico, quindi a una mirrorless o un sistema analogo. Bene, passiamo adesso alla seconda domanda, che è di Nicola Manco, che mi chiede: ciao Fabio, mi piace molto questa rubrica. A tal proposito, visto che seguendo i tuoi consigli sulle letture ho riscontrato molti aspetti positivi, per approfondire il tema della post-produzione come ad esempio Photoshop e Lightroom, cosa consigli? Complimenti ancora naturalmente, sto continuando a condividere i tuoi video sulla mia pagina Facebook. Allora Nicola, grazie intanto per condividere i video, che è la cosa fondamentale per aiutarmi a far crescere il canale. Vediamo di dare una risposta alla tua domanda. Sinceramente non ho alcun libro da consigliarti sulla post-produzione Lightroom e Photoshop, perché per come sono fatto io preferisco seguire dei video corsi o comunque dei corsi di persona, dei video tutorial, piuttosto che mettermi a sfogliare un libro che sarebbe semplicemente una raccolta di schermate del computer con un po' di testo intorno. Qui sul canale continueremo a parlare di post-produzione con Photoshop e Lightroom, ma se vuoi veramente approfondire l'argomento, voglio consigliarti alcune risorse gratuite a pagamento in italiano e in inglese. Ti lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Parlando di risorse in italiano gratuite, ti consiglio di seguire i canali di Francesco Marzoli, Emanuele Brilli e LB62 I Love Photoshop. Mentre a pagamento in italiano puoi cercare i corsi sempre di Francesco Marzoli, di Giovanna Griffo e di Marianna Santoni. Passando alle risorse gratuite in inglese, il canale per eccellenza con ottime risorse sulla post-produzione è FLEARN. Si tratta di un canale con 1,5 milioni di iscritti e più di 550 video tutorial su Photoshop e Lightroom per tutti i livelli. E un altro canale sulla post-produzione e anche sulla fotografia in generale che voglio consigliarti è SLR Lounge. Per quanto riguarda le risorse a pagamento in inglese, sui siti web di FLEARN e di SLR Lounge trovi diversi corsi di post-produzione con dei costi più che accettabili. In alternativa, il sito principe per la formazione online per i creativi è Creative Live, che ha tantissimi
tantissimi corsi su fotografia, videomaking, post-produzione con Photoshop, Lightroom, per tutti i livelli, da quello base a quello più avanzato. Bene, con questo è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 10 con un nuovo video qua sul canale.